Allora, dove merda eravamo? Eravamo appena fuggiti dall'ospedale, se non ricordo male. Eravamo appena fuggiti dall'ospedale, se non rimembro male. No, continuo, voglio fare. Beh, cazzo, è che dovevamo andare adesso? Non mi ricordo più, devo andare a parlare col tipo perché... Mettiamo modalità gaming, così la chat è più pulita la mappa. Allora, un attimo che non mi ricordo neanche più i tasti, quindi voglio dire. Vabbè, cazzo... Ah, ciao, tu sei qua. Aspetta, fammi analizzare un secondo, qua c'è roba, sono sicuro. Fammi vedere se troviamo piante, piantine, basilico e merdate varie che possono essere utili. Non c'è un cazzo di niente? Ho già preso tutto? Va bene, come non ho detto. Andiamo dal tizio e andiamo avanti. Esimio! Here. You'll need these. Take a look around the city. Old Ville d'Or. Plenty of interesting spots to check out. Va bene. Questo mi è comodo. Questo mi è comodo. Uso il binocolo per individuare un mulino a vento. Il binocolo permette di scoprire luoghi importanti dell'open world. È Dying Light 2. Osserva il reticolo, schermo, va bene, ok. Usiamo il binocolo. You see the church? That's where the howlers were after us. It's the center of the district. Ah, mi dice tutto però. Mi dice la struttura, che cos'è, mi dice cosa c'è. Interessante, figo come cosa. Individuare la chiesa. È quella? No, questo è il mulino. Zio, non è per mancanza di fiducia, però se mi dicessi dove merda sta la chiesa, magari la individuerei anche leggermente in maniera un po' più easy. Ho scoperto un grandioso mulino a vento. Che cazzo? È questa? Ma vaffanculo. No, è il bazar. Che cazzo è? You can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you find something about your sister there. Va bene. And if not, just have fun. Spassatelo un the po'. The world's already ended, right? Spassatelo How would un things po'. Get any worse? Non può andare peggio di così. I've got a handle on things. Potrebbe piovere. Ah, basta! Lui se ne va, ma ha accompagnato fino adesso! Per accedere alla mappa? Ah, c'è la mappa! Ah, oh, questo è comodo! Questo è comodo! Beh sì, ma quindi? Devo andare alla chiesa adesso, in poche parole. Bazar, metro, rifugio, trinità... Dove devo andare? Alla chiesa? Si va alle poste? Andiamo alle poste, quindi? Roncola? Boh, dammi questo qua che è 17. Allora, prima per aprire l'inventario. L'inventario ha un sacco di roba. 19! Attenzione! Dammela immediatamente. Non ho abbastanza punti, vero? No, non ho abbastanza punti. Attenzione! Mia, questa leva... Ma è al contrario! Allora... Non è per dire, però mi sento un po' rincoglionito. Devo prendere la corda, presumo, per levarmi dai coglioni. Sì, no, andiamo. Ragazzi, ero in piedi sulla corda. Che cazzo è un equilibrista? Guarda! Zombie! No, però se scendo non posso più risalire, questo è un problema. Andiamo giù di qua, andiamo...
Oh Madonna santa! Il Drugo, grazie per i 5 mesi di sub, Latino, bentornato per armate. Zoli, grazie per la sub, benvenuto, tra per armate. Grazie mille, Drugo. Madonna santa, beh, andiamoci alla, alla vecchia. È diventato un platform. Man, I'm so thirsty. Devo ammazzarlo? Hey kid, you know some old world folks recorded audio time capsules when they realized the shit was gonna hit the fan? Gotta look inside buildings to find them, though. Howdy. It's nice to see a new face. Who got me? Yeah. Scusate, era sospetto, era sospetto. Non mi fidavo, era sospetto. Guardami, mi guardava in cielo mentre mi parlava. Era sospetto. Guardavi in cielo, non mi guardavi in faccia. Era sus. Perché era sus, fidatevi. Vedi, lui è un alleato, vedi. Salve. For this is the news of the last city standing. Today, new developments surrounding a baffling unsolved mystery. Where are our guns? Well, citizens, we may soon have an answer. This morning, a renegade was captured by a peacekeeper patrol on St. Paul Island. He claims to be... Ma stai zitto un po'! Hai rotto i coglioni! Porca puttana! Stavo cercando di cenare qui sotto, c'è un bordello della Madonna! Basta urlare sui tetti, che cazzo! Un po' di rispetto! Ma porca puttana! Must have been seeing things. Un po' di educazione, e che cazzo! Uno cerca di saltare da un tetto all'altro, cerca di salvare la gente, e ci sono questi qua che urlano. E che cazzo, un po' di rispetto. Aspetta! Aspetta! Ah! Mi sono fatto male! Senta, non devi rompere i coglioni. Mi sono fatto male. Ma pensa a te, uno sta cercando di saltare, uno sta cercando di salvare la gente, va sui tetti, c'è gente che urla, strilla sui tetti. Sti cazzo di maleducati. Mi sono fatto male alle rotule comunque, non per dire. Quest'uomo, complimenti a quest'uomo, non c'ha due ginocchia. Cos'è successo? Non ha due ginocchia, tipo... due pistoni agli ammortizzatori idraulici al posto delle gambe. Si può salire da qua? Vamo là. Assassin's Creed chi? Ma perché io sono molto resistente. Mi hanno troccato e sono diventato resistente. Si può entrare? Si può entrare? Come, scusami, fino a due secondi fa c'era la guardia. Beh, nel dubbio chiudi. Vediamo un po' cosa troviamo. Magari troviamo una roba utile in giro, eh? Anche perché le armi non ne ho un'esagerazione. Lei fa qualcosa di utile? No, manco per il cazzo. Ah, è vero, c'ho il biomarcatore. Adesso non mi attaccano più. Beh, andiamo nella direzione della missione, dai. C'ha molto di... c'ha un qualcosa di Assassin's Creed, comunque. Hello? È ora della messa, ma guarda! Madonna, come mi guardano tutti. Ammazza tutti, ti immagini? Faccio la genocide run. Hey, watch where you're going. What a day. Madonna mia, che sclero no che c'è qui. Way I can do it.
chi se ne frega? Perché stiamo chiamando Carlos? Che devo parlare con Carlos? Hey, aren't you the pilgrim they wanted to have? Sì, sono io. Man, you were in luck there. I could use some of that luck. I'm Alberto's apprentice. Apprendista di Alberto. It's the third time I'm taking a shot at this test. If I fail again, Craftmaster Alberto. Il maestro artigiano Alberto. Che cos'è? No, che cos'è un maestro artigiano? Hey, prima cosa, andiamo con ordine. You're not from around here, no, stronzo, right? Sono arrivato ieri, mi hai anche visto? Are people who invent new technology, design innovations, ingegneri. All sorts of gadgets that might help in combat. Cosiddetti ingegneri. Alberto's the grand master around here. Like I said, I'm his apprentice. Non è superato people analisi 2? That he's slow and not very eloquent, but he's a real friggin' genius. Che cos'è sto test? What's this test about? I have to design something useful for the citizens. Avete già fatto le bambole gonfiabili? Fidati che quelle sarebbero utili a modo loro. Reading glasses for Alberto, then a retractable dog leash, but it kept jamming. And besides, we have no dogs here. All my ideas are worthless. Now is my last chance to prove that I am not worthless. Che cazzo vuoi da me? So I spent the last several weeks walking around the bazaar and thinking hard. Che cazzo vuole da me? And then I hit it. Our goats. They're kept in cages because they eat crops. But life in cages makes them sad and they give less milk. So I came up with the idea of a fence. Energized with just a tiny bit of voltage. Il recinto elettrificato. Keep the goats under control. Ma non è una tua idea il recinto elettrificato, esisteva già da una vita. The electric fence. Sì, ma non è che l'hai inventato tu, c'era già da 15 anni, eh. Sì, ma quindi qual è il problema? So, what seems to be the problem with this invention of yours? I'm missing a few parts and they're not that easy to get. Ah, gli mancano i materiali, ho maybe capito. You could help me. Nothing to do. Nah, sì, va bene, vuole che trovi gli oggetti, va bene, dai. But it's a dark place. And the other whatever is left of military patrols, bandits roam in the air. Va bene. Come scusa ho i ricambi che ti servono? Looks like you're in luck after all. Ma come, ma io già? Are you serious? That's just fantastic. Ma come è possibile? Heaven must have sent you. Si vede che li avevo già raccolti in precedenza a caso. Si vede che mutando robe a caso li ho raccolti. One more thing. Could you help me set up my show? Che palle trovare oggetti, non ho avuto bisogno. On, ho lootato talmente tanto le robe in questi ore che evidentemente ok, abbiamo già fatto una quest, bella raga, dai. Seguiamolo, voglio vedere come finisce sta storia. Bella raga, ho fatto la prima quest. Le corne. Sara Mitch non è mia sorella. Looking at all the dead people. It says here they're missing. Same difference. Lei è l'alcolizzato del paese. Anyway. Well, then why the board? It's been 15 years. Many people disappeared back then. My neighbor lost his two kids. But life goes on. Except nobody has the courage to take those photographs down. Va bene. But it's hopeless. Since there are no night runners, the search always ends the same. Have you heard of kids who were in the GRE tests? Huh. And who wasn't in the tests? Quindi lei è inutile, insomma. The young, the old, the blind, the deaf. È il tipo di prima, no? Penso che sia un alcolizzato di paese che rimugina sui vecchi tempi. E ora mi sta cercando di impezzare in maniera molesta. Tipo come fanno gli anziani quando ti vedono seduti al bar, che si girano, ti guardano e fanno bella giornata, tu sei lì che sì, grazie. Il virus won. The study was eventually discontinued. And the children? Ma quella barba del 1930. No one tested on children. Human rights and sì, va bene, hai rotto le palle. The rest. Sono pagliati per la città. Come li posso trovare? Dammi qualche informazione utile per cortesia. Morti, quindi è inutile. Linea centrale. Bizarre, grazie per i due mesi di risabbia. Il problema per armate, Martino.
Everyone has their... Quindi, in poche parole, c'ho un luogo dove ipoteticamente poter cercare, se no sto qua mi ha impezzato per non dirmi un cazzo. Cioè, faceva prima dirmi, si stava meglio ai miei tempi, rosso di sera, bel tempo si spera e altre minchiate. Sono esplose le capre? Cosa succede? Cosa succede? Ho sentito un verso molto brutto delle capre. Ma perché in questo gioco la gente parla da sola? Scusi, lei. Pronto? Stay away from the chemicals, bro. Shit will burn you to the bone. No, tranquillo, io mi faccio solo di roba naturale, niente roba chimica. Comunque. Devo tornare dal tipo. Mi avvicino, stai lontano dalla roba chimica, zio. Dove è andato il tizio delle capre? Hai spento a luce le capre? Ma come? Scusa un attimo. Come l'ho spenta? Eh no, potevi interagire, adesso non posso interagire più. Scusa un attimo, dentro l'area di ricerca. Ma dentro l'area di ricerca che cosa, scusami? Le capre, cosa devo cercare? Maybe try fennel then. That'll even grow some concrete. As you say, it all seems simple. Ma hai fritto una capra? Ma scusa, ma l'hai fritta? Ma scusami, ma... Everything all right? No, it's grilled. The goat is grilled. Vabbè, non la buttiamo via, ce la maniamo, Se nel dubbio ce la maniamo, non buttiamola via, I must have overcalculated the voltage. Non è una cosa da poco. I'm sorry. I don't know how I could get it so wrong. I told you it would be a waste of time. Why? I don't think so. This is very, very... It has big, huge... You're saying it has potential? Potential, yes! It could be an effective Questo weapon. È l'oro Piero Angela, in poche parole. It's a ready formula. If you just use it on a weapon... Vuoi folgorare gli zombie? It could raise your odds against turned creatures. The brave goat gave its la capra coraggiosa che diede la vita per la scienza. Dinner for craftmaster? We'll talk later. I can't thank you if it's not strong. Sure, thanks. No work. Vabbè, ma ho capito, ma modifiche per armi. Attenzione! Ah, posso fare l'arma modificata? Posso creare l'arma modificata adesso, l'arma elettrica. Questo è interessante. Questo è interessante. Non so bene se modificare già la mia arma, anche perché la mia arma è parzialmente consumata. Però questo è interessante, vedi. Ora posso fare le armi modificate e le armi elettriche. Questo è bello, vedi. Questo mi è utile. Anche perché presumo che ci saranno mostri belli cicciosi più avanti. Quindi questo mi sarà sicuramente utile. Salve, signor Morgan Freeman. Non mi riconosci? O sei allergico a fare soldi? Dica, signor Freeman. We can make a killing, you and me. You just need to get me some beets, radishes, parsnips. There he is. Grab him, Ed. He's a murderer. What? Julian, Luke's been poisoned. From the water you sold him, Bevan says. Ah, questo fa veleni. But I don't sell water. Liar. Luke told me he got it from questo, you. Questo vende sure veleni. Didn't blame me after... Che prove hai? Magari lo difendiamo? Magari lo difendiamo. Booker T. Of course. The water. When I tell Carl about. Bevan, wait! I swear! If you're lying, Julian. Probabilmente lui cerca di vendere sostanze. Come dire, veleni, sostanze strane. Ma che mi combina? Non mi venda veleni in questo posto, che già qua sono tutti quanti pazzi, mi scusi, So then, if you're not selling water, how'd someone. Knowing that shithead Luke, he probably la stole rubata, it. Sì. Even if he did, my water is pure as melted snowflakes. Guarda, ci credo, Forse l'hai conservata anche secondo me. For what? Everyone loves me. Tutti ti amano, ma non mi pareva proprio. Wait a second. Wait. Shit. Except maybe Marco. Uh-huh. That bastard. It was a long time ago. Never mind. Listen. Even un vecchio emporio. I traded him a few kilos of my finest flour for. Prove he poisoned it and half my. I guess I could. And there's one more thing. Sono un po' in imbarazzo. Una bottiglia di quest'acqua. I'm not except. Well. Something's fishy about this. Quante cose devo fare? Devo andare a menare uno. Va bene, ho chiesto questa missione, tanto vuol dire. The
Ok, andiamo a seguire questa missione. Dobbiamo parlare con uno e menare un altro, in poche parole. Devo uscire proprio. Salve, gioiosi lavoratori della città! Benvenuti! Andiamo. Ah, minchia, si va di nuovo fuori? Sei un violento messere. Come violento, scusami. Salve, zombie! Perché 509 508? Che succede? No, ma come? Perché c'ho il tempo? Ah, cos'è? Ci sono delle tossine qui dentro? Quanti siete? Volevo lutarvi la vita. Vi luto la mamma, aspettate un attimo. Perché sono col teschio? Non ho ancora ben chiaro come funzionano le cose qui. Io intanto nel dubbio vado, poi dopo, tanto dubito che qualcuno di giorno poi mi possa prendere, quindi figurati, cioè, addio. Un'agilità incredibile comunque quest'uomo. Dentro qui abbiamo roba interessante. Là sì. Tanto siete lenti come la minchia. Non sono abituato a quello è diverso, quello è strano. C'è uno zombie suora, quello è strano, è uno zombie strano. Ma poi io come passo di là? L'ideale sarebbe dai tetti, a dire il vero, Cioè, ma più sicuro passare dai tetti. È un trappet, abbi pazienza, io... Perché non ho un po' di vuoti in merito ai nomi degli zombie, che cazzo fanno. Io passerei dai tetti, che mi pare un po' più sicuro, nel dubbio. Tanto qua premi R1 e sali, quindi... Oh, Madonna Santa. Va bene. Centro studio di THV Studio 4. Vista tra inibitori, aggiorni le tue statistiche. Che male. Non ci arrivo, container detected. Quello è il problema. Non urlate, che casino. Dov'è il container? Perché il container me lo segna, ma mi sa che è in alto. Credo sia in alto, ma come cazzo ci arrivo? No, lo voglio andare a prendere il container, perché mi penso mi potenzi... ma io come ci arrivo lì sopra, scusami? Come ci arrivo là sopra, scusami? A vedere se ci arrivo dal basso, magari. È una porta quella? Si apre? Si apre o è una truffa incredibile? Dalla rete a sinistra, cioè? Tanto faccio dei salti che manco Super Mario, quindi... No, non è una porta. Voglio arrivare là? No, me ne frega un cazzo, ho trovato uno dei cosi, voglio arrivarci. Ti serve l'MN volo! Non ci arrivo neanche saltando? No, non mi lo sei, addio. Devi salire sul lampione? E come faccio a salire sul lampione? Il lampione manca, arriva per terra. Ah, questo dici? Ma posso? Posso o... Sì, posso. Eh sì, no, però... Ah, minchia! Vabbè, qua, ragazzi... Parliamo di un cazzo, questo... Vabbè, sottovaluto sempre l'agilità di quest'uomo, Sì, dammelo, che mi serve. Cosa abbiamo qui? Resina. Felpa semplice. Va bene. Va bene. Un cazzo. Nastro. No, ti prego, io volevo prendere... Rottami. No, ma tutto qui? No, ti prego, io volevo prendere il potenziamento. È stato una menzogna. Una menzogna è stata questa qua.
Che dolore e che paura! Di che parla questo gioco? Futuro post-apocalisse. No, futuro post-zombie. Sono un essere umano, si può dire, geneticamente modificato, possiamo dire effettivamente, che sta cercando la sorellina sparita da 15 anni. Scusami, vabbè. 8 metri, 7 metri, 6 metri. Io vorrei arrivare dall'altra parte. Il problema è che ho come l'impressione che nel provare ad arrivare dall'altra parte io mi spappolo la vita. È quello il problema. Vorrei anche scendere senza farmi cagare il cazzo. Oh, hey! Dio svizzero, già che soffro di vertigini, in culo a mammata. Andiamo, noi andiamo con calma, guarda, saltiamo da un terrazzo all'altro. Andiamo sullo mollati. Andiamo sullo stendipanni, che tanto è ovvio che regga il peso di un uomo. Eccoci qua. Ma che cazzo, ma che ci... Chi è? Ma che cazzo fai? Ma io sto cercando di sopravvivere qui, oh! Chi sono questi? No, no, ci sono i maranza anche in sto gioco. No, perché ci sono i maranzi in sto gioco? Ma io vado pian pianino. Aia, infame! Dai, vieni, Goldberg! Aia, bastardo! No, non ti, no, non ti girare a casa, aspetta. Un attimo, mi devo curare, scusate, abbiate pazienza, eh. Ehi là! Ma quanti siete? You like me now? Cos'è, una canzone hip hop? Bada, zombie, lo aggredisca! Aggredisca lui, zombie! Bravo, zombie, lo aggredisca! Lo aggredisca, zombie, gli mostri chi comanda! Bravo! Bravo zombie! Bravissimo! Bravo zombie, bravo! Bravo zombie, bravo! Ma ti vuoi crepare, rotti coglioni? Bravo zombie! Oh! Così vogliamo gli zombie, che aggrediscano i nemici, bravi! Bravi zombie, ottimo lavoro! Dunque, stavamo dicendo... Punti abilità, abbiamo uno in più sul parkour. Riduci i danni nella caduta e mantieni lo slancio. Oppure sali sull'ultima sporgenza anche quando non è più vigore e mantieni la presa. Questa mi piace. Questa mi piace, sarò sincero, opto per questa. Ci piace, optiamo per questa. Anche se vorrei anche un punto in combattimento, se posso. Posso scassinare in santa pace, grazie. Arsenio Lupin, spostati proprio. Cancrena! Non avrei mai pensato di dire una parola del genere con così tanto entusiasmo. Cancrena! Va bene. Cosa abbiamo qui? Ascia! Che cazzo è Ascia? È diventato... Ma che cazzo è diventato Skyrim, Dark Soul? Che cazzo... Ma come Ascia? Io più che altro devo stare attento che non arrivi la notte, perché se arriva la notte mi si inculano male. Lancia, lancia da lancio. Lancia da lancio. Lancia da lancio. Pensavo lancia da mischia. La lancia da lancio. Meno male che avevi visto la lancia da lancio, abbiamo preso, zio. Hai visto che meraviglia? Spacco bottiglie, ammazzo zombie. Spacco bottiglie, ammazzo zombiglia. Dove? Ma chi è che sta urlando? Ho la lancia da lancio. Ma quello è uno zombie? Signorina, la salvo io, aspetti! Ho la lancia da lancio! Stia fermo lei! Non si muova per cortesia! Rimanga immobile!
Così è. No, non è per cattiveria, però è un po' difficile mirare se non la... Non si muova! Facciamo un headshot, eh! Ottimo! Headshot! Grande, sono bravissimo! Ma guarda, io nel dubbio vi lascio lì al vostro party, così tanto per, Non è per cattiveria, però sapete com'è? Ma io voglio sapere chi sta parlando. Io sento gente che parla, non capisco chi è né da dove, vabbè. Salve. Se accetti la missione diventerà subito notte. Ma ti inculi a pressione. Ma ti inculi a pressione proprio. Buon appetito! E muo'. Oh, ma ti crepi! Buon appetito! Senta, può cortesemente detonare? Che cazzo? Che cazzo sta gente che non muore quando deve morire? Vuoto, vuoto? Vuoto, bene. L'entusiasmante. Vuoto, vuoto, vuoto. Lì c'è uno che si sta guardando il cazzo, non voglio disturbarlo. Ah, lì c'è una roba che mi interessa però. Scusi, non è per disturbare la... Non è per disturbare la sua auto fellazio, però qua c'è roba che mi interessa, mi scusi. Cosa abbiamo? Rottami! Questo ci serve. Resina, rottami. Tu avevi niente di interessante. Scusa. Vamo là come balla. Scusi, Rottami, non male, arrivederla. Qua non c'è più niente che mi interessa. Siccome qua le armi si rompono, sono pieni di ketchup. È vero, sono pieni di mostarda. Ah, è sempre la tipa. No, non voglio fare una missione che diventa subito notte. Se no, cioè. Ma io qua non avevo visto un posto per. Ah, ecco, appunto. Bello rischioso, Bello rischioso, Che fastidio sto effetto delle lucciole. No, 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 ma sei un bastardo, no! Ma che infame di merda! Non avevo previsto la mossa alla piattaforma di Super Mario. Quanto è distante questo stronzo, però, scusami. Io vorrei anche il punto in combattimento, sto menando un po' di gente apposta, però... Quanto la stiamo facendo lunga? Ora arriva Bowser. Ah, lui è là. Beh, uno l'abbiamo trovato. Però sto gioco è molto bello, è molto fluido. Cioè, è divertente anche giocarci... ma come ci arrivo? Vabbè che salti in alto, vabbè che salti in lungo, però non è che... Non è che Matrix sgombra la mente, cioè... così forse sì. Sgombra la mente. Sgombra la mente! Tu sei l'eletto! Bella che smerla! Complimenti alla presa di quest'uomo che non avrà più delle dita funzionanti oramai. Più che delle dita avrà delle presse idrauliche. Trova Marco, il fornitore d'acqua. Meno male. Ma io sono alto un metro, scusate. Perché io sono così basso? Cioè, ma guarda! Cioè, arrivo da qui a qua. Ma cosa sono alto? 1,10 m? Scusami. Perché io sono un ognomo? Anche meno, cioè, madonna. Sei alto come Napoleone, com'è meno? Marco? Marco! Sei ancora ragazzo, è un ragazzo. Marco? Pronto? Marco, sei qui? Convinto che sia lì dentro in qualche modo. Non so perché, così ho proprio il vago sospetto che so che è qua. Marco! La Madonna di Dio. Io aspetto prima di scendere là.
farina, alcol, giusto? Ci facciamo una bella sbronza, ci vediamo. Credo che il teschio sopra sia la giornata. Penso che sia la giornata che mi sta avvisando quanto è lunga la giornata, secondo me. Anche perché di notte io o vado in rifugio o aspetto che diventa giorno, quindi... Raga, andiamo, che cazzo vi devo dire? Andiamo giù. Spero di non ammazzarmi nel scendere. Perché c'è un timer? Perché c'è un timer? C'è un timer che mi sta abbastanza preoccupando, posso dire la verità. Raga, perché c'è un... Che paura! Perché c'è un timer? Beh, sono dentro l'area di ricerca. Oddio, quanti sono! Ma no, però io devo trovare Marco! Chi sono tutti sti stronzi? Non ho capito cos'è sto timer. Che cos'è questo timer? Ma perché sta musica, scusami? Perché sta musica inquietantissima? Ma com'è morto lei? Ma scusa, ma com'è morto questo? Ma che cosa? Lui voleva fare il ballerina? Ma com'è morto? Con quanta grazia? Fotti soldi. Molotov! Oh! Finalmente qualcosa che abbia un senso. Io volevo i cavi. Cavi? Lascia fare, tutta robina sta qua. Io però non vorrei stare qui quando scende la notte, non è per dire. Ma quindi dove cazzo è Marco? Non c'è! Cerca una luce UV. Vorrei... Scusami, qui questa è una porta. A casa mia questa è una porta. Non si apre perché? Vabbè. Cerca una luce UV. Non ho idea di dove sia la luce UV. Posso arrampicarmi sulla grata, vero? No, cioè, ci arrivi fin qua. Meno male. Nonna santa, ho dimenticato il problema della notte. Tom, va bene? Tom, va bene? Sono la luce del sole, va bene? Ah, è l'immunità, non è il giorno. Ma dove cazzo è Marco? Io l'ho cercato, dove cazzo... Scenda, lasci stare. Sotto. Sotto che cosa? Non mi direi che è al piano terra quello stronzo. No, non voglio scendere giù perché dopo non so più come risalire. Chi è? State zitti, sto cercando di concentrarmi. Sono sempre più confuso nel... Sono dentro l'area di ricerca. Ma se è sotto mi piglia per il culo, perché non c'era sotto? Non c'era sotto! Sì, a parte che sono entrato nel muro, lascia stare. Prova a rientrare dentro, si trova a metà delle scale prima di arrivare al piano terra. Aspetta, eh. Dove c'è la grata c'è un muro finto con una... Una... Ma dite qui? Dite qua? Ah! Ma sei un cornuto maledetto, allora! Sei tu, Marco! Great!
Another water thief. Just what I need. Scusa, io sono appena arrivato, già mi accusa. I'll be out of business soon. Già mi accusa di essere un ladro, mi scusi, cioè, ma di che cazzo sta parlando? What are you talking about? You came to rob me, didn't you? Come, a parte come I'm si permette? Because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Come si permette, scusi? Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. Ah, ho già fatto, tranquillo. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Sure. Deal. Questo viene da Madre Russia. Questo è russo. Aiden, how's it been, kid? Got a taste for city life yet? I've been here and there. You know, da. Andiamo a spezzare zombie. That's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof near the main metro station. Un attimo, sto facendo un'altra missione. Cioè, scusami. Sto facendo un'altra missione, zio. Come cazzo si scende da qui? Com'è che si scende? Lei ha murato tutto. A parte che sono le 5 del pomeriggio, è pericoloso. Scusi, lei. Ho aperto il tizio, non solo il frigo. Scusi, lei, come cazzo? Dove si scende? Usa fossa conductrio. Da qui? Ma li ho già ammazzati, scusami, eh. A parte che devi scendere e non salire. Ma non li avevo già... Zio, ho capito, ti piace appenderti alle cose, mollati. Ma quanti siete? Ma insomma, ma uno cosa deve fare un povero Cristo per riuscire a tirare avanti questa città? E che cazzo? Ma un povero Cristo, come fa a tirare avanti questa città con tutti voi stronzi messi ovunque? Venghino, venghino, signori! Ma stai zitto, cazzo ti urlo. Scusi, non si distragga, rimanga concentrato per cortesia. Fatto, signor Marcus, soddisfatto? Oh, beh, ho preso un po' di robina. Torniamo dal signor Marcus, così è felice, quel cagacazzo. La vita è dura, abbastanza, insomma, uno non riesce a fare niente, non trovarci di... Stavo scopando il muro, mi è successo. Marcus? Marcus? Mi trolla? Marcus? Ma ancora? Ah, la porta. Sento versi strani, non capisco. Sono dei versi strani, mi perplimono un po' sti versi. Cioè, questo apre i barili e le zaini a calci. Right, okay, you're safe. Now, what's the story with the water? Wait. E dai, questo wait. So you really are one of those fucked up pilgrims. Wait, fucked up? Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through Simone, a world grazie per il semestre di sabbia, entrare per armate, Palatino. In a good way, of course. So, what about the water? Palatino, non ti stare a preoccupare. Non aver paura di fallire, prova. L'importante è provare. We'll be blamed if he dies. Marco Merino, okay. Post-apocalisse. It was an accident, okay? An accident. It's because of these goddamn thieves. Sì, diamo sempre la colpa agli altri. They're always stealing my water. I can't take it anymore. So signore. I decided to set the trap. So you deliberately poisoned the water to kill the bandits? Not quite. At least, I didn't mean to. A while ago, I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub.
The whole tub fucking ruined. Uno zombie ti è finito nell'acqua e tu l'hai venduta ai banditi per ucciderli. So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Sì, vabbè, sei un idiota comunque. And accidentally sold a few bottles to Julian. Beh, sei un idiota comunque. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Cioè, poche parole. Just don't tell anybody. I'd be ruined. Zio, devo dire just la verità. Just be honest and tell your story to the bazaar. It was an accident. You nuts! No one would buy even a drop of water from me ever again. I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian. I got my own skin to save. So that's a story you ain't going to tell. Guarda, io ti voglio bene, zio, abbi pazienza. Però non mi pigliare per il... Cioè, non crederai veramente di potermi menare, spero. Devi essere impazzito completamente. Però aspetta, non è giusto, io c'ho... No, ma io c'ho poca vita. Sì, ma io... Non avevo vita, scusami. Ho capito, ma non avevo vita. Sono già in battaglia. No, ma schiva. Ma non avevo vita. Cioè, arrivo, Marcus, un momento. Sono qui, Marcus, sono qui. Questa è una cosa nuova. You got nothing. Ero su Marcus. Dodge this, jackass. Ah, yeah, right. È stato troppo complesso. Oh! Ma io perché finisco su dei rottami? Ma il terreno è scosceso, Marco, non riesco a mirare. Domanda da $1,000,000. Perché Marco mi leva tre quarti della vita? Perché mi leva tutta sta vita questo stronzo? Mi scusi, non è per cattiveria, eh. Arrivo un attimo. Aspetti, Marco, un attimo, arrivo subito. Arrivo, aspetti. Eccomi, Marco, ci sono. Sono qua. Imbecille. Imbecille. Il Gigio, grazie per la sub. Bastardo. Grazie il Gigio. La sub per i tre mesi di sub è un'altra per armate, Martino. Farina. Veramente, ho ammazzato Marco per fare dei biscotti. Marco, mi dispiace, però lei è un coglione. Devi fare il Perry, lo so, devo ancora abituarmi. Patatti, io direi che per stasera finiamo qui. Dio svizzero! Ho ammazzato Marco solamente per fare dei biscotti alla cannella. Ah-ha! Papere! Grazie mille anche questa sera per i follow, i cheer, le sub, il divertimento, le risate, i palatini. Ci vediamo domani 21:15 per una nuova live. Altri reaction, andiamo avanti probabilmente con Dying Light. Io, Papere, vi auguro tanta buona anna, palatini, ci vediamo domani. Vi voglio tanto tanto bene, Papere, tanto tanto, vi mando un abbraccione. Notte, Papere.